I sindaci dell'area vasta 3 sono attenti, vogliono curare, in senso più ampio, vogliono curare i propri cittadini, vogliono contribuire a migliorare la situazione attuale. Io vi voglio ricordare che il 19 di febbraio scorso, mi pare, all'area vasta San Severino, è stata presa una decisione storica per i comuni della provincia di Macerata, storica, che è quella che tutti insieme, con tutti i più grandi comuni e i più piccoli, abbiamo detto che l'area vasta 3 deve andare verso un ospedale unico di area vasta. Vi ricordo che gli altri territori non sono molto avanti a noi. Noi abbiamo questa responsabilità. Perché dico che c'è un senso di responsabilità di tutti? Perché noi domani potremmo andare alla conferenza area vasta e cominciare ad accapigliarci. È una possibilità. Oppure dire tutti insieme, così come lo abbiamo deciso, diciamo continuare, dire che siamo tutti nelle condizioni di mettere insieme Macerata e Civitanova con un unico ospedale d'area vasta, intanto farebbe risparmiare. Io dico che è prudente questa stima, almeno 12 milioni di euro l'anno. Io ho già visto, ho letto già le dichiarazioni di Tommaso Corvatta, mi sento, come dire, di essere assolutamente vicino alle sollecitazioni che Corvatta fa. Se mi posso permettere, penso che non abbiamo bisogno di dimetterci, abbiamo bisogno di starci, e starci senza arrendersi fino all'ultimo. Sulle previsioni cliniche, insomma, ci sono cose che non vanno bene. Ovviamente voglio partire da una, mi pare ancora, superficialità rispetto alle aree montane. Aree montane che purtroppo ancora non si vedono dare risposte, diciamo, soddisfacenti. Io sono convinto e ho, in questo momento, oggi, che è il 30 di giugno, fiducia che Marini domani dica questo. Non sarebbe accettabile e sarebbe, come dire, una provocazione che il direttore generale della Vasta nei prossimi 7 giorni non autorizzi a pubblicare il bando. E aggiungo un'altra cosa. Erroneamente o in maniera forse così lui fa riferimento a radiologia interventistica. In realtà le eccezioni di Marini su questo si riferiscono alla chirurgia vascolare, che è un altro settore, uso termini impropri, ma mi capite. Come dire, si tratta. Non è che noi gli dobbiamo stare a chiedere, come voglio dire, in ginocchio o con... È una cosa prevista, non è che sto facendo cose... Chiediamo solo che, come dire, venga attuato quello che era previsto. Che uno faccia quello che il decreto della giunta regionale, confermato da Ceresciolli, e tutto quanto si attui, punto, basta. La cancellazione di Otorino da Macerata. La cancellazione di Otorino da Macerata sarebbe evidentemente la cancellazione di una storia di quell'offerta sanitaria di grande rilievo a Macerata. Così come ci sembra assolutamente, diciamo che ci sembra inaccettabile, e quindi siamo disposti ad ascoltare, ma ovviamente non può essere cancellato le malattie infettive da Macerata. Anche qui uso lo stesso termine, Carlo Urbani, professor Betti, ci sono pezzi di storia e di professionalità che non possono essere cancellate rispetto a questo. Se noi ci impegniamo, se noi stiamo, come dire, sul pezzo, sul territorio, di fronte ai cittadini, si può ritornare ad essere, si può ritornare ad avere fiducia e speranza.